Ed è stato presentato dal sindaco di Campobasso, Antonio Battista, e dai vertici del conservatorio musicale Lorenzo Perosi il progetto per l'utilizzo dell'auditorium che si trova all'interno della città. Nella città, la relativa convenzione propone il sostegno alla richiesta del finanziamento da parte del governo nazionale. Vediamo. Dopo anni di desideri, sogni e proposte, si attiva la convenzione tra il Comune di Campobasso e il Conservatorio Musicale Lorenzo Perosi per la gestione dell'auditorium situato all'interno del complesso residenziale Città nella Città. Il provvedimento comporta un affidamento di 27 anni, ma è subordinato all'accettazione da parte del Governo e del Ministero dell'Istruzione di un progetto di completamento della struttura e la disposizione di un adeguato finanziamento. Io ho fatto un appello proprio alla sensibilità, evidentemente ci sono ancora persone sensibili in un mondo che pare invece andare in direzione assolutamente contraria, quindi sono veramente felice di questa possibilità che viene data al Conservatorio, ma a dire a tutta la collettività campobassana e molisana. È un'opportunità importante che noi stiamo cercando di cogliere, speriamo che ne avremo i frutti a breve. Quello che va detto è che la struttura di questo decreto prevede comunque un intervento su un bene pubblico, che possa essere un'area su cui costruire oppure, come nel caso specifico, un bene da completare. E questo è importante perché, come dire, è anche uno stimolo verso le istituzioni che si fanno carico di tutta la progettazione e quant'altro, di avere un contatto con il territorio, è il territorio che interagisce con le istituzioni e quindi avere la risposta, come noi abbiamo avuto da parte della politica, ma poi sostanzialmente la politica è espressione del territorio, è importante e fondamentale. Per quanto riguarda il conservatorio, questa è una necessità, oggigiorno non è neanche possibile pensare a una scuola di musica che fa didattica e produzione, che non abbia un luogo dove la produzione si possa fare, e questo non è altro che un auditorium. Peraltro lo hanno alcuni conservatori a noi limitrofi e questo, diciamo, ci mette in una situazione di inferiorità che va assolutamente sanata prima possibile, quindi per noi è una struttura assolutamente necessaria.